Automobili blindati apparvero proprio in quei giorni sul fronte dell'Isonzo. Dovevano servire per l'avanscoperta e per appoggiare le colonne avanzanti. Alle ore 7 del 6 agosto, con tempo limpidissimo, si iniziò il tiro delle artiglierie nel settore Sabotino Podgora. Alle 8 si unirono al coro le batterie del Carso. Sabotano le forze amonte di italiani nella